Grande fratello VIP Jeremias ci prova con Carla, il 2 di picche è servito. Grande fratello VIP, Jeremias e Carla, il 2 di picche della modella è servito. Jeremias e Carla Cruz, tutto è cominciato per gioco con un bacio cinematografico al grande fratello VIP sotto i comandi della regista Simona Izzo. L'argentino poi ha iniziato a fare sul serio, tentando di avvicinarsi sempre più all'ex di Simone Ruggiati. D'altra parte il feeling pare notevole tra i due, tanto che diversi coinquilini, come la moglie di Ricky Tognazzi, hanno già spronato i ragazzi a spingersi più in là. Il fratello di Belen ha preso alla lettera i consigli ricevuti. Purtroppo però non ha ottenuto il risultato sperato, prendendosi un bel 2 di picche da parte della modella. Tuttavia uno spazio per far breccia nel cuore della bella ragazza pare ancora esserci. Andiamo a scoprire tutto. Jeremias tenta Carla al grande fratello VIP, io sono un uomo, cosa devo fare? È tempo di riposo al grande fratello VIP, Jeremias e Carla si ritrovano così abbracciati l'un l'altra, viso contro viso, in camera da letto. Tutto sembra apparecchiato per un bacio. I tempi sembrano maturi. Interviene anche un segno del destino, in sottofondo scorre il brano Parlami d'amore dei Negramaro. Ad accorgersi del momento caldo che è pure Carmen Di Pietro che staziona in zona, ma che stanno facendo? Insomma, il finale a lieto fine, un bel bacio, sembra ormai cosa fatta. Ma la Cruz, alla fine non cede sibila, non mi hai ancora dato un bacio e sei già andato oltre? Rodriguez accusa il colpo, che devo fare se tu che stai così? Io sono uomo, mi piacciono le donne, che cosa devo fare? La modella, sorridendo come chi è riuscito a far capitolare un uomo, se ne va. Il 2 di picche è servito. Grande fratello VIP, Carla e Jeremias, il feeling. Non tutto è perso però per Jeremias. Carla infatti sembra solo averlo voluto provocare il giovane per farlo capitolare, senza però chiudere definitivamente la porta a un possibile flirt. Insomma, alle donne piace farsi corteggiare. E la Cruz non fa eccezione. Dunque pare proprio che voglia testare un po' il suo spasimante. Che è da scommettere che il fratello di Belen non si darà per vinto. L'unico ostacolo che potrebbe incontrare sulla via della passione è l'eliminazione di lunedì. Carla infatti potrebbe lasciare la casa. Lì allora sarebbe davvero costretto ad alzare bandiera bianca.